Allora, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci vediamo come è stato fatto questo dipinto in bianco e nero, solo con la bomboletta bianca e nera. E così ci vediamo bene anche come sono state fatte queste montagne, queste cascate. Ma prima cominciamo con la sigla. Allora, cominciamo con mettendo il bianco, il nero questa volta, cioè quindi con un colore scuro. E ci agitiamo sempre la bomboletta perché è importante mischiare il colore dentro in modo che esca, non esca troppo acquoso, diciamo. E in questo caso sto utilizzando una bomboletta, se come la vedete è una 600 ml. Ecco, ci arricciamo la carta in questo modo, così quando ce la poggiamo sopra ce la passiamo con la mano in questo modo dolcemente e ci otteniamo questo effetto. Dicevo, utilizzo questa bomboletta, diciamo che è un po' speciale nel senso che è molto difficile trovare un bianco che copra bene perfettamente il nero. In questo caso questa marca, lo fa. Allora, adesso ci passo questa passata di nero nella parte sotto dove andrò a fare il pianeta praticamente, e così da darci un po' di ombra e che mi darà quel senso di sfericità maggiore, diciamo. Adesso fate attenzione bene a dove spruzzo il bianco. In effetti non lo spruzzo sul cartoncino, diciamo sul pianeta, sino lo spruzzo sul cartoncino che sto reggendo con la mano sinistra, diciamo a una distanza 2-3 cm, un po' in alto, diciamo, ecco, dal foglio, ecco. Adesso copro, come vi ho detto già anche l'altra volta, potete vedere il video, l'episodio 3. Uso questi cerchi, sono di metallo, che non sono dei copri di sottovasi, ma sono praticamente, se avete presente le cucine una volta a gas, che però c'era sempre anche il fornello elettrico, si usavano dei copri, diciamo dei copri per coprire la piastrella del fornello elettrico. Si usavano questi cerchi, diciamo, che magari erano decorati al di sopra. Allora, adesso ho passato prima il nero sotto. Poi ho ricoperto tutto di bianco. Come vedete, questo è un bianco. Prendendo la carta in quel modo, come l'ho piegata in quattro, foglio di giornale, si passa dolcemente sul foglio, creando queste montagne. Adesso la spatola, che va sempre anche un poco pulita, perché magari si incrostra di vernice. Ci mettiamo su un po' di trasparente e con la spatola ci andiamo a darci ancora, grattando e togliendo, diciamo, la vernice che c'è, facendo rimanere il bianco dal cartoncino. In questo modo ce la facciamo un po' con le montagne innevate, gli diamo anche più volume, diciamo, alla montagna stessa. Come dicevo, a proposito della bomboletta bianca, qui ancora un po' di trasparente perché comunque sto fuori all'aperto e si asciugava abbastanza velocemente. Questa marca purtroppo è una marca che ho comprato all'estero e quindi non credo che ci sia in Italia, però poi magari vi metto nella descrizione il nome della marca.
Io in un altro video ve lo farò vedere anche meglio magari. Adesso praticamente ho messo un po' di nero sopra il bianco e così mi faccio ancora uno strato di, diciamo, di montagna, di catena rocciosa, così da darci un livello di più di profondità, diciamo. Stessa cosa faccio ancora qui. Quindi ho messo prima il bianco, poi il nero. Mi vado a ricoprire tutta la parte sottostante adesso. Qui ci rifaccio la carta, però gli do una struttura un poco diversa, come potete notare. Quindi questo è il bello di lavorare con la carta di giornale, che si ottengono strutture molto diverse l'una dall'altra, e a seconda di come si stropiccia la carta, se, oppure se, se, la, se si lascia liscia, o se si fa scivolare in un modo, si fa più pressione, meno pressione con le dita, eccetera, eccetera. Adesso quello che sto facendo, senza utilizzare il pennello, praticamente ho preso un pezzettino del cartoncino e ho buttato un po' di vernice su un foglio da un lato, e raccolgo questo colore nero che ho messo lì con questo pezzettino di cartoncino e lo faccio scorrere sul foglio e creo così l'albero senza dover usare il pennello. La stessa cosa dall'altra parte, diciamo, questo di non usare il pennello è un poco è la tecnica anche originale, che è nata proprio così, e poi c'è anche la comodità di non doversi portare, non è che non di doversi portare i pennelli, siccome questa è una vernice che si secca e si asciuga molto forte, il pennello diventa duro subito, quindi oltre al pennello bisogna portarsi anche dietro chiaramente il diluente per poter pulirlo ogni volta. E a volte portarsi il diluente stando per strada o in piazza, doverlo appoggiare sul tavolo magari o per terra, tira vento o uno ci dà un calcio, una cosa, un'altra, magari ti cade tutto il barattolo giù e si fa un pasticcio. Adesso guardate, osservate bene come sto stropicciando questo pezzettino di foglie di giornale, perché con questo ci andremo a fare le foglie sugli alberi. Ci si dà una forma in questo modo qua, gli sta una forma la più idonea possibile per fare le foglie, magari anche un poco che diventa anche un poco triangolare in un certo senso, con la punta in su, diciamo in questo modo qua, un pochettino. Così ci facciamo le foglie anche nell'albero nella parte destra. Allora, questo è realizzato praticamente solo con queste due bombolette, il bianco e il nero, e un poco di trasparente per poter bagnare e poterci lavorare quando bisogna grattare con la spatola. A me piacciono molto questi motivi in bianco e nero, mi aprono, diciamo, in un certo senso di più il mondo della fantasia, perché non essendoci i colori, allora mi dà quella sensazione ancora di più surreale. E quindi l'immaginazione mi va ancora nell'osservarlo, poi il dipinto fatto, l'immaginazione mi va ancora più lontano, diciamo, ecco. Allora, poi magari in un altro video vi faccio vedere bene come dover tagliare questo cartoncino che ho preso per poter fare la cascata, perché questo è molto 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 importante. Poi questo movimento dovete immaginarvi come se state. Cioè, bisogna farlo in un modo deciso, sicuro, ma immaginatevi come se state accarezzando il vostro amato o la vostra amata. Perché deve essere un movimento deciso, sicuro, ma allo stesso tempo dolce come una carezza. Come dicevo, vi farò vedere poi in un altro video
il cartoncino come deve essere, come deve essere per la buona riuscita della cascata. Qui adesso mi voglio fare una voglio creare una luce fra la roccia sottostante e la cascata, e come se fossero gli spruzzi della cascata stessa, il bianco che si forma, no? È una cascata, comunque un punto di luce, insomma, e quindi dargli ancora più profondità, diciamo, al tutto l'insieme del dipinto, perché gli ha ancora uno strato in più, diciamo, che da dietro c'è uno spazio ancora più in avanti. In questo dipinto un po' purtroppo c'era quel sole che andava e veniva, però ecco, insomma, ecco, quindi quando ci va il sole sopra si riesce a vedere di meno. Qui adesso ancora mi vado a modellare un po', sempre con la spatola, un po' queste rocce, così mi gratto questa vernice che c'è, faccio rimanere il bianco sottostante, in modo da creare questa sensazione di sassi che stanno così, insomma, diventa meno piatto, diventa ancora più volume. Mi piace molto lavorare fuori con il pubblico, perché è molto gratificante sentire anche i commenti delle persone che si fermano a guardare, diciamo, si crea un'energia sinergica proprio, tutto insieme, un'atmosfera, un ambiente molto, molto armonioso. Così facciamo scorrere, si butta sempre un poco di nero da un lato, con la spatolina si prende un poco di nero, se l'uccello deve essere nero, attenzione a non prenderne troppo, bisogna prendere proprio una goccina giusta, anche questo ve lo farò vedere specificatamente in video futuri, farò dei video nello studio in modo che specificamente, e poi si passa a destra e a sinistra e si fa l'uccello in questo modo qua. Adesso è terminato, io ti ringrazio che sei stato qua, l'hai visto fino alla fine, e ci vediamo al prossimo video, ciao!